Alleluia, tu ti hai gloria le mani macchiate con l'odio, con la droga o con la prostituzione. Poi in giro c'è tanta prostituzione, poi vanno a Pasqua, poi vanno a messa, poi con le prostitute, con i travestiti, e poi vai a messa, poi fai la Pasqua. Abbandona il peccato, il peccato ti conviene da altri, il peccato ti porterà alla morte secondo. Alleluia, gloria a Cristo della gloria. Santo, io non so se qualcuno ha mai predicato queste parole. Gloria a Cristo, perché tanti vivono nell'inganno, vivono nella menzogna. Alleluia. Pensano che andando a messa si salva. Pensano che facendosi il segno della croce si salva. Alleluia. E poi hanno tanti peccati nascosti. Vanno con le prostitute. Uomini sposati che vanno con le prostitute. Questo è peccato. Uomini sposati che tradicono la moglie. Questo è peccato. Uomini che vanno con uomini. Questo è peccato. Bisogna credere in Gesù Cristo. Alleluia. Chiedere perdono a Gesù Cristo. Alleluia. Chi mente non menta più. Chi ruba non rubi più. Chi si ubriaca non si ubriachi più. Chi bestemmia non bestemmi più. Chieda perdono al Dio del cielo, perché i giudizi di Dio si abbatteranno sulla terra e lui distruggerà i malvagi. Alleluia. Lui distruggerà tutti gli empi, lo dice la Bibbia. Lui distruggerà i peccatori. Alleluia. Ma ancora oggi Dio vuole salvare, ecco perché ci manda a predicare. Dio vuole salvarti dal peccato. Hai commesso adulterio? Pentiti. Hai fornicato? Pentiti. Hai commesso peccati di omosessualità? Pentiti. Sei andato con le prostitute, con i travestiti? Pentiti. Hai abusato di un bambino? Pentiti. Chiedi perdono a Cristo. Fumavi la droga? Fumavi, ti drogavi, ti alcolizzavi? Pentiti e Dio ti perdonerà. Amen. Alleluia. Questo è il messaggio della parola di Dio. Ravvedetevi dei vostri peccati. Hai commesso omicidio? Pentiti. Hai rubato? Pentiti. Hai frodato qualcuno? Pentiti. Chiedi perdono al re dei pentiti. Alleluia. Hai praticato l'idolatria? Pentiti. Sei andato dai cartomanti, dagli stregoni? Hai fatto riti esoterici? Pentiti, perché tutte quelle cose portano all'inferno. La Bibbia dice chiaramente. Alleluia. Nel libro dell'Apocalisse. Alleluia. Noi dobbiamo predicare la verità. Che oggi le persone dicono: oh, io vado a messa, io sono a posto, e poi hanno tanti peccati nascosti. Gloria. Le persone dicono: io c'ho la mia religione, io vado alla moschea, io vado nella mia chiesa la domenica, ma poi disubbidiscono a Dio e disubbidiscono ai comandamenti di Dio. Alleluia. Dio vuole che noi seguiamo la sua parola. Dio vuole che noi seguiamo la sua verità. Alleluia. Dio vuole che noi seguiamo i suoi comandamenti. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Dio vuole che noi, alleluia, ci pentiamo dei nostri peccati. Dio vuole che alleluia, noi, alleluia, ubbidiamo alla sua parola. Perché se non ubbidisci alla parola di Dio non puoi entrare in cielo. Anche se hai fatto la cresima, la prima comunione, vai a messa, o sei membro di una religione, vai alla moschea, sei chissà buddista, sei quello che vuoi, ma se non ubbidisci alla parola di Gesù Cristo non c'è salvezza. Alleluia. E il Signore Gesù Cristo dice nella sua parola: pentiti dei tuoi peccati,
Pentiti delle tue opere malvagie, pentiti delle cose cattive che hai fatto, perché tutti abbiamo peccato, dice la Bibbia. Alleluia. Ed eravamo privi della gloria di Dio, eravamo lontani dalla gloria di Dio. Ma Dio ha mandato suo figlio nel mondo. Alleluia. Alleluia. Per darci il perdono, per darci la salvezza, per darci la grazia, per darci un cuore puro. Santo per sei, darci, Signore. Alleluia, tocca cuore, la Signore. Salvezza dell'anima. Gloria a Cristo. Ed è quello che più conta. Ma oggi noi stiamo vivendo in una società corrotta, dove sono pochi, sono pochissimi quelli che pensano alla salvezza dell'anima. La maggior parte delle persone pensano al denaro, pensano ai loro piaceri, pensano al benessere materiale, pensano a godersi la vita nei loro desideri, ma non pensano alla salvezza dell'anima. Alleluia. Se tu non hai fede in Cristo, se tu non stai seguendo la parola di Cristo, tu stai camminando nella via larga che porta alla perdizione. Se tu pensi solo al denaro, al guadagno, al divertimento, pensi solo al piacere della tua carne, ai tuoi desideri carnali, e non hai fede in Cristo, tu stai seguendo la via della perdizione, la via larga. Ecco perché il Signore manda i suoi servi a predicare il Vangelo. Alleluia. Alleluia, gloria a Cristo. In Apocalisse dice la Bibbia, dice la parola di Dio nel libro, alleluia, dell'Apocalisse, al capitolo 21, al verso 5 in avanti. Gloria a Cristo. Dice così la parola di Dio nell'Apocalisse. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Un giorno Dio farà tutte le cose nuove. Alleluia. Farà nuovi cieli e nuova terra. Farà un mondo nuovo, dice la Bibbia. Ma prima di tutto il Signore vuole mettere dentro di te un cuore nuovo. Amen. Dio vuole mettere dentro di te un cuore nuovo. Dio vuole darti un cuore nuovo. Alleluia. Santo sei, Signore. Ecco perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare la tua anima, peccatore, peccatrice, uomo, donna, che stai vivendo lontano dalla grazia di Dio. Dio ha mandato Gesù, Dio ha mandato suo figlio per salvarci e per darci un cuore nuovo, affinché noi possiamo entrare nel suo regno che ha preparato nei cieli, nella nuova Gerusalemme. Alleluia. E far parte di quel nuovo regno che il Signore Gesù ha preparato per quelli che lo amano, che lo seguono, che lo adorano. Alleluia. Non solo con la bocca, ma con i fatti, con l'ubbidienza, con una vita che lo ubbidisce. Alleluia. Gloria al nome a Cristo Gesù. Alleluia. E dice ancora qui in Apocalisse capitolo 21 verso 5: io faccio tutte le cose nuove, dice il Signore. Lui un giorno farà nuovi cieli e nuova terra,
E tutto il male che c'è in questo mondo, questa terra maledetta, che questa terra dove noi viviamo adesso è maledetta per colpa dell'uomo, per colpa dei peccati, per colpa della violenza, per colpa della ribellione, questa terra è maledetta. Ecco perché è un mondo pieno di malattie, disastri, terremoti, guerre. È una terra corrotta, ma il Signore un giorno purificherà la terra. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. E lui farà nuovi cieli, nuova terra. E la nuova Gerusalemme scenderà dal cielo con la gloria di Dio. Amen. E allora il regno di Dio si manifesterà. E dice: io farò nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore. Ascoltate la voce del Signore, non indurite i vostri cuori. Ascoltate la parola del Signore, non indurite i vostri cuori. Dio potrebbe chiamarti a rendere conto di quello che hai fatto. Anche oggi Dio potrebbe chiamarti. Non scherziamo con la parola di Dio. Alleluia. Non disprezziamo la parola di Dio. Gloria, perché Dio all'improvviso può chiamare un uomo, una donna e dire: cosa hai fatto della tua vita in questa terra? Alleluia. Perché Dio chiamerà in giudizio gli esseri umani. Lo dice la Bibbia. Lo dice la Bibbia. Perciò non disprezzate la parola del Signore. Gloria a Cristo. Se oggi Dio parla tramite un predicatore, tramite un fratello, tramite un servo di Dio, tramite un evangelista, se Dio parla, non indurire il tuo cuore. Tu non sai se domani ci sarà un'altra possibilità, quanti giorni hai ancora di vita, nessuno lo sa. E la verità è così. Rispettate la parola di Dio. Amen, alleluia. Dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Alleluia. Questo è l'amore di Dio, che al di là di tutti i peccati che l'uomo ha commesso, che noi abbiamo commesso, che gli esseri umani hanno commesso, Dio offre ancora l'acqua della vita, il dono dell'acqua della vita a chi riconosce il suo bisogno. Tu devi riconoscere che la tua anima ha bisogno dell'acqua della vita, devi riconoscere la sete, gloria, dell'anima, la sete interiore, la sete di verità che c'è nel tuo cuore, la sete di giustizia. Alleluia. Gesù disse: beati quelli che hanno sete di giustizia, perché loro saranno saziati. Gloria. Oggi il mondo è indifferente, le persone non vogliono accogliere la verità di Dio, amano più il denaro, amano più il piacere, amano Gloria più il materiale, e non vogliono Santo accogliere Spirito, la parola di Dio, e non vogliono riconoscere il loro bisogno, che c'è una sete nell'anima, che c'è una sete interiore, una sete, alleluia, nel cuore, perché il cuore degli esseri umani è diventato arido, duro, secco come una pietra. Il cuore è diventato duro come una pietra, ma chi riconosce il suo bisogno, chi riconosce di avere sete nell'anima, sete di verità, sete di speranza, sete di salvezza, Gesù dice: venga e prenda in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Avvicinati a Gesù, non essere un'anima in pena, non essere un'anima perduta, non essere un'anima ribelle, uomo o donna,